Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fedeli, con questa domenica che è la 24esima dopo Pentecoste, con questa settimana si chiude questo ciclo liturgico e domenica prossima inizieremo con l'Avvento. Quindi era logico aspettarsi dalle letture di questa domenica questi argomenti, specialmente dal Vangelo, l'argomento delle ultime realtà, l'argomento escatologico, cosa avverrà alla fine, dice questa generazione vedrà tutte queste cose il Signore. In effetti questi avvenimenti apocalittici sono stati anticipati già quando Gerusalemme è stata invasa dai nemici, è stata anche bruciata e i suoi cittadini sono stati dispersi o deportati. Questo è avvenuto nel 70 dopo Cristo, quindi pochi anni dopo, diciamo, la morte e resurrezione del Signore. Questa profezia di Gesù si è realizzata prima di tutto per Gerusalemme e quella distruzione, quella diaspora degli ebrei di fuori della Palestina è stata praticamente la conclusione di un tempo, il tempo dell'Israele disobbediente, dell'Israele che ha rifiutato nostro Signore, che ha rifiutato il Messia, nonostante che fosse stato preparato da secoli attraverso i profeti e attraverso figure di santi. Nonostante tutto questo, si chiude quindi un'epoca in quel modo, ma il Signore intende parlare anche della fine dei tempi, quando il Signore ritornerà nella gloria. Ecco, ci saranno tutti questi segni. Quando vedrete l'abominio della desolazione stare nel luogo santo, come aveva predetto il profeta Daniele. L'abominio della desolazione noi l'abbiamo visto stare nel luogo santo proprio nella Basilica di San Pietro il 27 ottobre del 2019, quando l'idolo cosiddetto amazzonico, che poi sembrava essere peruviano, comunque sia, alla conclusione del sinodo dell'Amazzonia, così si chiamava, venne introdotto processionalmente alla presenza di cardinali e di alte cariche del Vaticano, processionalmente con canti, questo idolo proprio all'interno della Basilica di San Pietro. Alla presenza di una sacerdotessa di queste religioni animiste, ecco, dell'Amazzonia. E in quel giorno è stato portato dal rappresentante ufficiale della Chiesa, chiamiamolo così, è stato portato un po' di terra, un pugno di terra e delle piante dall'Amazzonia, niente meno che sull'altare papale, cioè l'altare sul quale celebravano tradizionalmente i papi. Questo altare è eretto sulla tomba di San Pietro, esattamente proprio sopra, costruito dal Bernini, sopra la tomba di San Pietro. E hanno portato queste cose magiche, questa sacerdotessa che era presente, queste realtà sopra l'altare di San Pietro. Sta di fatto che per una cosa o per un'altra, seguendo diverse scuse, quell'altare non è più stato officiato. Non si sa perché, dopo il rappresentante della Chiesa che sta lì, ha scelto sempre un altro altare. Poi c'è stata la scusa della malattia, della pandemia, lì su quell'altare niente. Abominio della desolazione. Sull'altare del Papa, sulla tomba di San Pietro.
pensate, da quel momento. Quindi questo è un segno che dove c'è adorazione degli idoli non ci può essere il Signore. Il Signore abbandona, come è avvenuto per Israele che ha lasciato il Tempio, perché con la morte di Gesù il velo del Tempio si è squarciato, per dire finita questa epoca, ne nasce un'altra e Gesù è il vero Tempio. Questo è un segno molto particolare e molto grave. Il Vangelo elenca anche altri segni, ad esempio il proliferare di falsi profeti. E questo è molto importante, carissimi fedeli, perché noi ci stiamo aggrappando qua e là a una marea di rivelazioni più o meno ufficiali. Rivelazioni che non hanno purtroppo avuto nessuna conferma da parte delle autorità, perché adesso non esiste un'autorità che si esprima su questi argomenti, questi casi non vengono seguiti perché i nostri pastori pensano ad altro. Dove sono con la mente non lo sappiamo, però c'è il proliferare di questi messaggi, di queste persone che trovano un certo credito. Perché? Perché la gente crede. Perché la gente si affida tanto a Tizio Caio Sempronio che pubblica qui e là su Facebook o sugli altri social i loro messaggi? Perché? Perché non hanno abbastanza fede. Perché non si basano sulle cose certe che già sappiamo. Non c'è bisogno di sapere i dettagli, i particolari. Questa è mancanza di fede. E anche perché non abbiamo abbastanza sviluppato il nostro rapporto personale con Gesù Cristo, con Dio. Perché se io ho un dubbio nella mia vita, andrò magari a chiedere consiglio da qualche persona di cui mi fido, è chiaro. Ma se ho un dubbio e non riesco a risolverlo e non trovo risposte soddisfacenti, mi metto a pregare e chiedo questa grazia della luce interiore. Noi abbiamo lo Spirito Santo tutti e il Signore parla nella nostra coscienza. Allora saltare questo passaggio per trovare l'oracolo che ci dà la risposta ad ogni... questa è una cosa che è pagana. Non è cristiana. Gesù dice in questo Vangelo che sorgeranno tanti falsi profeti. Non dice pochi, dice tanti. Quindi, che senso ha fare la collezione dei... Vedo certi siti, che è una cosa incredibile, fare la collezione di messaggi, quelli che ci sembrano. Ma viviamo in un'epoca molto difficile, molto pericolosa sotto questo aspetto, perché non ci sono guide. E non ci sono guide, in più andiamo alla ricerca di tutte queste cose qua e peggioriamo la situazione. Poi quelli che ripubblicano queste cose e le diffondono e le condividono, ma che responsabilità hanno davanti al Signore in una situazione del genere, in cui il popolo di Dio è senza guida e senza indicazioni? Non fatelo, è pericoloso. Avete la grazia per farlo? Dovrebbero essere i preti che, quando ricevono l'ordinazione sacerdotale, dovrebbero essere i vescovi ancora di più, perché hanno la pienezza del sacerdozio, ricevono anche la grazia speciale per il discernimento e per valutare le cose. No, Tizio, Caio, Sempronio si sognano che questo sì che è un messaggio che va bene, lo diffondo subito. Nella confusione che c'è oggi, molti falsi profeti sorgeranno. E certi diranno: Gesù è qui o Gesù è là. Nessuno può dirlo dove è Gesù.
Nessuno può dire Gesù è solo qui. Con quale autorità? Da chi ti viene questa autorità? Gesù ce l'abbiamo solo noi. Perché dice il Vangelo, quando il Signore tornerà se ne accorgeranno tutti, perché sarà come la folgore che da un capo all'altro del cielo, attraversa tutto il cielo, tutti se ne accorgeranno. E ci sarà anche il segno della croce luminosa, ne parla in questo brano. E tutti si batteranno il petto di fronte alla croce luminosa, che non invento io, non inventa, e anche Santa Faustina nel suo diario, e questa è accreditata, quindi andiamo sulle cose certe, sulle cose certe. Non, specialmente adesso, non avventuratevi pensando che siano proprio messaggi stupendi, meravigliosi. Non avventuratevi, perché il Signore ci darà sicuramente gli indizi chiari. Volete che si dimentichi di noi? Allora non abbiamo fede. Pregate se avete qualche dubbio, non andate a telefonare a destra e a sinistra. È assurdo, abbiamo lo Spirito Santo e tu te ne dimentichi. La prudenza, è molto importante, è una virtù. È una virtù cardinale, ci deve essere sempre, in tutte le cose. Quindi ci sono già i segni, vedete, che stiamo vivendo questi ultimi tempi. Il Signore tornerà nella gloria. Parla anche del raduno degli eletti, no? Gli angeli raduneranno gli eletti dai quattro venti. Ci sarà un raduno. Come avverrà? Non ve lo so dire di preciso esattamente, ma non proiettiamoci troppo nel futuro cercando di indovinare. A che serve? Pensiamo all'oggi, cosa mi chiede oggi? Abbiamo già notizie dal Vangelo tantissime sul futuro. Quello che basta. Pensiamo all'oggi e viviamo bene questo tempo in cui, dice il Vangelo, chi è di fuggire dalla Giudea, perché è là che c'è l'abominio della desolazione. L'idolo, i pagani, i romani, l'avevano messo dentro al Tempio. Ecco perché poi il Signore ha permesso che venisse tutto distrutto. Non tollerava un affronto del genere, una divinità pagana nel Tempio. Abbandonate la Giudea, perché la Giudea è il luogo dove c'è il santuario, il tempio è profanato. Fuggite ai monti, cioè lontano dalla Giudea. Non pensate se avete delle cose da portare con voi, il mantello, andate, cioè non pensate troppo alle necessità corporali in questo periodo, no? Come prima. Certe persone pensano che ci si può comportare come sempre ci siamo comportati. Tornerà tutto normale, diciamo, no? Basta che passi un po' questa crisi. E quindi continuiamo a ragionare nello stesso modo. Invece è il periodo in cui dobbiamo mettere al primo posto le esigenze della nostra anima, perché ci incontreremo con Gesù. Ecco, questo è il discorso. Privilegiare la nostra anima e aspettare questo incontro col Signore. Le altre cose le dobbiamo fare, ma vengono in secondo piano. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.